Ciao amici e bentrovati ad Appunti e Spunti di Lettura, il piccolo angolo dedicato alla lettura, ai libri, a coloro che li amano, ma anche a coloro che iniziano in questo periodo ad immergersi in questo mondo così bello, affascinante e utile che è appunto quello della lettura. Lo spazio, come sapete, è promosso dalla Mondadori Casentino, anche se poi è stato portato anche in televisione, oltre che sui social, da Stefanella e Fabrizio, che ringrazio. Oggi parliamo di un libro molto molto divertente. Un regalo prezioso per questo periodo perché l'ironia sicuramente è una leva che possiamo utilizzare anche nei momenti più difficili. Ce lo insegna Lorenzo Marone nel suo ultimo libro, Inventario di un cuore in allarme. Credo che il titolo sia stupendo e sicuramente parla tanto anche del contenuto. Questo libro parla di un ipocondriaco, Lorenzo Marone, appunto. Un ipocondriaco è colui, è un atteggiamento mentale, l'ipocondria, possiamo definirla così, ovvero l'ipocondriaco non sa bene interpretare i segni del suo corpo, quindi pensa sempre di essere in allarme, ovvero di essere sempre sul punto di ammalarsi o di essere ammalato. Ma cosa fa qui Lorenzo Marone? Ci racconta il suo disagio, quindi questo stato di ansia perenne, questa vita trascorsa anche nella paura, ma non nella paura di morire, come dice lui, ma nella paura di vivere. Ci sono pagine e tratti di questo testo che ci insegnano tanto. Ecco, lui lo affronta tutto questo con estrema ironia. Iniziare e finire questo libro senza mai smettere di sorridere o addirittura in certi momenti anche di ridere, credo che sia il più bel regalo che ci ha fatto Lorenzo Marone con questo suo ultimo testo, dove tra l'altro va molto dentro ovviamente al problema che lui ha e quindi spiegandolo in maniera leggera e molto comprensibile, ma poi tocca ambiti molto diversi, dalla religione alla filosofia, alla fisica, alla matematica, alla medicina, parlando anche delle più grandi scoperte che ha fatto l'umanità appunto su questo fronte. Un libro da leggere, da consigliare ovviamente alle persone che conoscete e sono convinta che le conoscerete tutti, che soffrono di questo atteggiamento mentale. Io ho una persona molto vicino a me a cui dedico questa presentazione, mi sta guardando e quindi lo sa bene e dedico anche questo libro. Ma è un libro che devono leggere tutti perché, come dicevo all'inizio, è un modo per affrontare con ironia e leggerezza le nostre fragilità. Ognuno di noi ha delle grandi fragilità, sia dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ecco, poterle affrontare parlandone con tale ironia, con tale leggerezza, credo sia un modo incredibile non solo per venirne fuori, quindi per superarle, ma anche per insegnare al prossimo e a tutti noi che comunque ogni problema ha una declinazione particolare e si può affrontare con due atteggiamenti mentali e spirituali diversi. O ti dai già per battuto oppure incominci a in qualche modo a lottare attraverso appunto l'arma dell'ironia che è un'arma incredibile. Volevo leggervi un passaggio di questo libro che ho trovato particolarmente significativo perché ovviamente il libro è uscito prima della pandemia, quindi prima dell'emergenza sanitaria che noi stiamo attraversando e che ovviamente ci ha colto tutti assolutamente impreparati, a parte qualche letterato, qualche uomo di cultura, qualche poeta, qualche filosofo che aveva già comunque anticipato nel suo pensiero tutto quello che noi stiamo attraversando. E in qualche modo lo aveva fatto anche Lorenzo Marone, che a pagina 203 ci dice, allora aspettate che devo inforcare gli occhiali, altrimenti non riuscirei a leggere bene tutto. E infatti l'apprensione per una grande epidemia globale non rientra fra i timori principali degli italiani. Siamo un popolo che bada al sodo noi, altro che paure irrazionali. Abbiamo da pensare alle cose serie. Secondo una recente ricerca, le preoccupazioni dei nostri connazionali si riferiscono soprattutto all'ambito economico. L'insicurezza globale, le guerre, l'incertezza del lavoro, la possibilità di non prendere la pensione, di non avere abbastanza soldi per vivere, la criminalità e gli immigrati. Gli immigrati. Ci sono 1.000 nuovi casi accertati di tumore al giorno in Italia e noi ci fottiamo dalla paura per gli immigrati. Ecco, leggere questo vi dice già tutto, insomma, già vi dà un'idea del libro di Lorenzo Marone, Inventario di un cuore in allarme. Io lo dedico alla mia persona del cuore,
ma lo dedico anche a tutti voi, ricordandovi che con un sorriso, insomma, la vita si può affrontare molto meglio. E con questo vi saluto e vi ringrazio a tutti. Ciao!